partiamo dalla costituzione sulfurica. Diciamo che un soggetto sulfurico è il soggetto armonico, cosiddetto armonico, che dal punto di vista, dell'aspetto ha una costituzione armonica, ossia un perfetto equilibrio tronco-arti. Dal punto di vista fisiologico, a livello funzione organica, ha un ottimo, un ottimo apparato osteomuscolare, ha un'ottima funzionalità, soprattutto a livello surrenalico, e questo gli dà una grande forza e una grande resistenza fisica, ma anche una grande resistenza psicologica. È colui infatti che resiste bene sia agli stress fisici che agli stress psicologici. È quello, diciamo, che è il vero imprenditore, il vero leader, è colui che gestisce le situazioni, colui che organizza, l'organizzatore, è colui che ama anche la vita di relazione e ama anche la bella vita. Però diciamo che questo è anche un rovescio della medaglia, nel senso che questa tipologia costituzionale ha una predisposizione a sviluppare quelle che vengono definite cosiddette malattie d'abuso, cioè nel senso che stressa molto il suo apparato alimentare utilizzando elementi volontari quali possono essere troppo caffè, troppi alcolici, troppi alimenti ricchi di grassi, e a questo qui dovrebbe stare attento. Quindi il consiglio importante per questo tipo di costituzione è proprio sì, un'attività, dedicarsi a un'attività fisica anche intensa, e che abbia degli obiettivi anche molto elevati, perché il soggetto sulfurico può, per questa sua grande resistenza fisica, però fare attenzione a un'alimentazione non troppo ricca di grassi, quindi non troppi cibi carni troppo elaborati, non troppi carboidrati troppo elaborati. Il giusto equilibrio, perché il soggetto appunto sulfurico è un soggetto equilibrato, in fase di compenso è un soggetto equilibrato.